L'obelisco di San Giovanni Laterano, tirato su con immensa fatica da Sisto V, c'è in cima una croce perché deve indicare ai pellegrini, ai visitatori, la direzione delle grandi basiliche, ma dalla parte opposta c'è il Colosseo. Oltre Sisto V voleva andare verso il Campidoglio e poi verso San Pietro. Siamo in via di San Giovanni in Laterano, in mezzo al traffico, e siamo in quello che si chiamava un tempo lo stradone di San Giovanni, ma oggi tutti universalmente chiamano Gay Street. Più di 100.000 chilometri di strade furono fatte dai romani antichi in ogni angolo del mondo conosciuto. La cosa più sorprendente di Roma sono i suoi strati. Qui siamo a San Clemente, una basilica meravigliosa perché è fatta di tre strati, quattro in realtà, e cominciando dal fondo c'è un mitreo, cioè un tempio antico dedicato a un dio remoto, misterioso, Mitra. Salendo si incontra la basilica fatta circa nel 1100. Qui sopra ci sono gli inizi del Rinascimento, perché ci sono gli affreschi di Masolino da Panicale, forse di Masaccio. C'è uno dei mosaici più sensazionali della storia, della cultura del mondo. Ma se torniamo ancora una volta nei piani inferiori, noi troviamo una delle prime espressioni del volgare italiano, ma in due sensi, perché c'è anche una mala parola. Perché? Perché un miracolo, secondo la leggenda, ha trasformato il corpo di San Clemente in una colonna. E dunque i ladri che se lo stavano portando via non ce la fanno a portarlo via, perché fili delle putte traite, c'è scritto in questo che forse è il primo fumetto della storia sui muri di una chiesa. Quante volte gli edifici sono stati trasformati, ribaltati, e anche quando vengono ridotti a calce, distrutti, incendiati, rasi al suolo. Roma non morirà mai, perché anche quando viene ridotta in polvere, le parole che ha inventato le restituiscono la vita. E restituiscono la vita molto di più lontano da qui. Roma non finisce mai di sorprenderci, le sue stratificazioni non si fermano qui, attraversano il mondo intero.